verso l'infinito ed oltre. Io sono nato nel 1961, l'anno di Gagarin. Ho vissuto in pieno la corsa alla Luna. Ricordo bene la diretta dello sbarco. Ovviamente sognavo di fare l'astronauta. Certamente avrei attaccato la Luna, non in Sud America, sul libro delle mie avventure. E quindi mi immedesimavo nei miei eroi, adattando, quando serviva, le frasi celebri. E soprattutto mi sono appassionato all'Odissea di Apollo 13. Poco più grande, ho seguito appassionatamente le prime serie di fantascienza, da Star Trek a UFO Shadow. A Spazio 1999, oltre ai film. Se fossi un ragazzo oggi, forse cercherei davvero di andare nello spazio. Non mi sembra più così difficile. E inoltre, probabilmente, tra un po' ci sarà bisogno non solo di piloti astronauti, ma forse anche di ruoli con minore responsabilità, tipo meccanici, hostess o steward spaziali. C'è una bella differenza tra essere un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale, a 400 km di distanza dalla Terra, e fare come su Star Trek, ovvero viaggiare sul serio. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life, and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Purtroppo, non avendo a disposizione la possibilità di effettuare viaggi più veloci della luce usando l'iperspazio come in Star Trek o i wormhole come in Interstellar, dobbiamo prepararci a passare migliaia, se non milioni di anni nel cosmo. Con quale astronave? Un bel problema. Prima di progettare l'astronave, dobbiamo avere ben presente quali requisiti tecnici deve avere. Per cominciare, ci sarà bisogno di un equipaggio numeroso, visto che il viaggio durerà molte generazioni. L'astronave di Star Trek, la USS Enterprise, aveva un equipaggio di 430 membri. Assolutamente insufficiente, direi. E infatti nella serie non si vede nascere nessun bambino. No, ci vuole un equipaggio di milioni, se non miliardi di persone. Ovviamente non potremo in nessuna maniera immagazzinare il cibo per tutte queste persone. E poi, chi vorrebbe mangiare per millenni del cibo in scatola? Bisognerà produrre il cibo on board. Quindi ci sarà bisogno di una grande superficie e di fonti di luce per far crescere le piante e allevare gli animali. Qualcosa di molto esteso. Non ci potremo permettere di gettare via rifiuti e neppure di immagazzinarli da qualche parte. Immaginate che spreco di spazio e di risorse sarebbe fare dei mucchi di roba ancora utile. No, il concetto stesso di rifiuto non deve esistere. Tutto è composto da atomi e gli atomi sono eterni. Basta progettare i materiali in maniera opportuna, in modo che gli atomi possano essere facilmente separati e il materiale riciclato. Facciamo un esempio della vita di tutti i giorni. È meglio, secondo voi, 1. Produrre bottiglie, riempirle e trasportarle al supermercato, quindi a casa, e poi gettarla in discarica. Oppure 2. Riciclare il materiale rifondendo le bottiglie, ririempiendole e riportandole al supermercato di nuovo da qui a casa. Oppure 3. Semplicemente riciclare le bottiglie lavandole, riportandole al supermercato, facendole riempire e trasportando in giro solo il contenuto. Sapete qual è il problema principale? Non l'esaurimento dei materiali, dato che, se non li gettiamo via nello spazio, questi rimangono sempre all'interno della nostra astronave, ma la loro dispersione. All'inizio del viaggio, ovviamente, metteremo il materiale ben separato, tutto il ferro con il ferro, il rame con il rame e così via, in depositi che convenzionalmente chiameremo miniere. Ma se poi durante l'uso li mescoliamo, diventerà un grosso problema separarli. Per fortuna ci sono dei processi naturali che ricostituiscono automaticamente le miniere,
tipo le piante che separano l'ossigeno dal carbonio o il ciclo dell'acqua, ma non per tutti i materiali esiste un tale processo. È quindi meglio progettare tutti i materiali e gli utensili avendo in mente il loro riutilizzo e poi il loro riciclo. Sarebbe da stupidi progettare deliberatamente materiali che debbono essere gettati via dopo il loro utilizzo, no? Parliamo poi di energia. Per un viaggio così lungo non si potranno usare fonti di energia che si esauriscono troppo in fretta e generano rifiuti, come combustibili fossili. Purtroppo non abbiamo a disposizione motori a curvatura, che sfruttano le proprietà dei cristalli di litio per controllare l'annichilazione tra materia e antimateria, che sarebbe un sistema ottimo per generare energia, con una conversione del 100%, certo se l'antimateria si potesse estrarre da qualche miniera. Aspetta però, pensandoci un momento, dato che l'antimateria si annichila con la materia al solo contatto, forse è meglio che le miniere di antimateria non esistano proprio. Un altro sistema molto efficiente per generare energia è usare un buco nero. La materia che vi cade dentro viene talmente accelerata che emette fino al 50% della propria massa in energia. Ma anche un buco nero è troppo pericoloso per un'astronave. Non rimane che sfruttare le reazioni nucleari. Non la fissione, che ha una conversione materia-energia di meno dell'1%, e poi genera troppe scorie. Meglio la fusione, che converte l'idrogeno in elio e ha un'efficienza simile alla fissione, ma usando materiale leggero, che poi può essere ancora rifuso. Certo, anche questa reazione genera pericolose radiazioni e quindi il reattore va posto molto lontano dalla zona abitabile, come avevano ipotizzato anche Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke disegnando la Discovery 1 di 2001, Odissea nello spazio. Anzi, io metterei il reattore nucleare molto, molto più lontano dall'astronave, diciamo almeno 150 milioni di chilometri, tanto poi basta raccogliere la radiazione e convertirla in elettricità. Ovviamente si deve usare sempre e solo l'energia che viene da questo reattore. Sarebbe stupido, per esempio, usare energia chimica bruciando delle risorse non rinnovabili, disperdendole da tutte le parti e magari aumentando la temperatura dell'astronave. A proposito, bisogna stare molto attenti alla temperatura ambiente, che convenzionalmente chiameremo clima. Se progettiamo bene la nostra astronave, possiamo sfruttare dei cicli spontanei per avere zone calde e fredde, secche o piovose. Bisognerà stare sempre attenti a non perturbare l'equilibrio raggiunto, altrimenti l'astronave si riscalderebbe troppo e questo potrebbe convertire zone agricole in deserti o sciogliere il ghiaccio e far aumentare il livello dell'acqua nei serbatoi, detti convenzionalmente mari. Dato che vogliamo un sistema autoregolante, avremo bisogno di tanti esseri viventi di vario tipo, dai batteri ai virus, piante, animali e così via. Un vero e proprio ecosistema che andrà preservato con attenzione e che sarà anche fonte di svago, oltre a diventare forse un soggetto di studio a sé stante, chissà. Con un equipaggio così grande bisognerà pensare anche a come possa auto-amministrarsi. L'idea di un comandante in capo che ordina un duce non è molto attraente. All'inizio magari potrebbe essere un tipo o una tipa in gamba, ma poi con il tempo è facile che si converta in un dittatore. No, molto meglio una democrazia. Sarebbe stupido che ci fossero delle lotte tra fazioni, convenzionalmente dette nazioni, sprecando risorse e rovinando la vita a tutti quanti. Perché sia così però, dobbiamo evitare di avere qualche nazione che si gode la vita consumando le risorse vitali e altre nazioni o popoli che invece non possono avere tutto ciò. Questa disparità potrebbe sicuramente incoraggiare guerre, terrorismo e migrazioni di massa. L'equità sociale è un prerequisito essenziale di tale astronave, anche a costo di rinunciare a qualche comodità. Come si fa per gli scambi? Ci vorrà un sistema economico, dei sistemi amministrativi, banche e denaro. In principio tutte queste sovrastrutture sono inutili, ma possono facilitare la vita, a patto che non diventino troppo invadenti. Avremo bisogno di tantissimi tecnici e ingegneri, perché se si rompe qualcosa non potremo certo ritornare alla base, andrà riparata in viaggio. I viaggi spaziali non sono come quelli in aereo, in cui appena qualcosa non funziona si scende giù. Sono come quelli in sommergibile, tutto quello che abbiamo è lì e non c'è altro. Ma non abbiamo bisogno solo dei tecnici, il viaggio è lungo e finiremo presto la scorta di film e canzoni. Quindi abbiamo bisogno anche di artisti, cantanti, attori e così via, che producono cultura e divertimento. Avendo elencato tutte le richieste necessarie, possiamo procedere alla progettazione dell'astronave. Abbiamo bisogno di qualcosa che continui a funzionare per migliaia di anni.
Leviamo di mezzo tutta la tecnologia che usiamo ogni giorno. È un miracolo se i migliori telefonini durano 2 anni. Basta che cadano per terra perché si rompa lo schermo o che si bagnino per guastarsi irrimediabilmente. Non viaggerei mai nello spazio su una cosa così fragile. Ma riducendo la tecnologia le cose durano di più. Le auto degli anni 50 continuano a funzionare e se si rompono possono essere riparate. Le sonde Voyager, roba degli anni 70 con un computer di bordo di ben 70 kB di memoria, sono le navi spaziali più longeve che abbiamo mai costruito. La Voyager 1 si trova ormai a 19 ore luce dalla Terra, la stella più vicina è a 4,5 anni luce, e sta incredibilmente continuando a funzionare. Certo, si prevede che smetterà di funzionare nel 2025, a 25 miliardi di chilometri dalla Terra, anche se si stima che le comunicazioni cesseranno presto, quando il giroscopio di bordo smetterà di funzionare, impedendola di tenere l'antenna puntata su di noi. In poche parole, anche queste sonde dureranno al massimo solo 45 anni e dopo essere appena uscite dal Sistema Solare. Dal punto di vista dei viaggi interstellari, sono riuscite ad arrivare solo sulla soglia di casa. Non ci siamo. Quali manufatti siamo riusciti a costruire che sono durati migliaia di anni? Quelli grossi e di pietra. La roba tipo le piramidi o i menhir. Quindi dobbiamo costruire un'astronave grossa e rocciosa. Un'astronave tipo quella che potrebbe guidare Fred Flintstone, scolpita nella pietra? Domanderete. No, qualcosa di più solido, di più semplice e di parecchio più grosso. Diciamo un'astronave grossa come un pianeta. Del resto, la Morte Nera, Star Wars, era appunto grande come una piccola luna. Così non dobbiamo neppure usare trucchi tipo mettere in rotazione l'astronave per creare una falsa gravità come in 2001 Odissea nello spazio. Abbiamo la gravità naturale. Sappiamo che già per i viaggi su Marte la protezione contro i raggi cosmici sarà un problema di difficile soluzione. Ma con un'astronave grossa come un pianeta la soluzione è facile. Usiamo un nucleo di ferro fuso in rotazione in modo che il campo magnetico generato faccia da schermo. Geniale! E poi ci mettiamo una bella atmosfera che, oltre a dare protezione, ci consente anche di evitare di dover usare le tute spaziali. Nello spazio è buio e freddo, ma non per noi, dato che abbiamo il nostro reattore nucleare, che chiameremo convenzionalmente Sole. Come abbiamo detto, basta piazzarlo alla distanza giusta e farlo di dimensioni adeguate, non troppo grosso, altrimenti si esaurisce troppo in fretta. Dite che ci annoieremo presto dello spettacolo del cosmo? E allora scialiamo, circondiamoci con un bel po' di altri pianeti, piccoli e grandi, rocciosi e gassosi, e magari anche comete e satelliti. Uno bello grosso lo mettiamo vicino alla nostra astronave, così abbiamo qualcosa da osservare la notte, oltre a proteggerci da eventuali detriti spaziali. È il momento di svelare la nostra astronave. Rullo di tamburi. Che bella astronave! Semplice e robusta, e anche veloce, considerando la sua massa. Tutto il marchingegno, che chiameremo Sistema Solare, viaggia a 250 km al secondo rispetto alla Via Lattea. Come abbiamo detto, dato che il viaggio sarà molto lungo, dovremo avere una cura maniacale della nostra astronave Terra, stare attenti a non sporcarla o danneggiarla e a non consumare le risorse che non siano rinnovabili. Ma sono certo che nessun astronauta sarà così scemo da rovinare volontariamente l'astronave su cui sta viaggiando. O sbaglio?